Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Su uno degli ultimi blog nella rivista online Today.it ho un attimino puntualizzato un aspetto correlato alla infertilità maschile, ossia la correlazione fra obesità e infertilità maschile. Quale può essere un punto di incontro tra queste due situazioni, che non voglio chiamare patologie, però sicuramente condizioni, una metabolica e una legata alla fertilità, importanti. E qui parliamo di obesità sana, quindi non tanto di un'obesità correlata a malattie evidenti di tipo cardiovascolare o collegata al diabete o altre patologie, ma un'obesità, diciamo, fine a se stessa. Per quale motivo allora si può correlare e collegare un'infertilità maschile? Ma essenzialmente l'obesità si correla comunque a stati di infiammazione cronica, quindi in situazioni e fenomeni ossidativi che possono liberare radicali liberi dell'ossigeno e ridurre la mobilità degli spermatozoi. Ma in effetti il motivo vero è la possibilità, quasi sempre presente, che nella persona obesa vi sia un aumento delle aromatasi, degli enzimi che inducono e accelerano la trasformazione del testosterone in estrogeni, in estradiolo, ormone femminile che anche noi uomini abbiamo, ma che se in eccesso può alterare e inibire il normale processo sia della steroidogenesi che della spermatogenesi. Gli estrogeni in eccesso possono dare un blocco dell'attività ipotalamo-ipofisaria e quindi del comando che viene dato ai testicoli. Ed ecco quindi che l'obesità, anche l'obesità sana, può essere correlata per un motivo ormonale a un'infertilità maschile. Quindi, quando abbiamo un uomo maschio infertile o con uno spermiogramma non ottimale e lo vediamo essere in sovrappeso, consigliamo, proprio finalizzati al recupero della fertilità, una riduzione, se possibile, del peso corporeo. Sicuramente vi sarà un giovamento dello stato ossidativo, vi sarà un miglioramento di un'eventuale infiammazione cronica, ma essenzialmente una minor conversione di testosterone in estrogeni. Piccolo messaggio utile, importante, teniamone conto, e tanti sono gli aspetti che inducono l'infertilità maschile, ma vi sono anche questi aspetti collegati alla nostra fisicità, al nostro metabolismo, al nostro equilibrio ormonale che vanno tenuti in conto prima di avventurarsi immediatamente nelle tecniche di procreazione assistita che potrebbero magari in alcuni casi essere evitate banalmente con delle diete, delle regole fisiche, alimentari e di stile di vita. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.